Benvenuti a tutti in questo nuovo video tutorial. Mostrerò come realizzare questa stupenda maglia che io ho deciso di chiamare maglia Flora. Per poterla realizzare ho utilizzato il filato della Mistrico Filati linea Decapé Color. Questa volta ho optato per il colore 01, che è questo colore della terra. Se ricorderete, io ho già utilizzato il Decapé per creare sia la maglia arcobaleno che la maglia Daphne utilizzando altri colori. Per realizzare questa maglia vi occorrono 3 gomitole. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 170 metri, e l'uncinetto del 4,5. Per una taglia M vi occorrono 4 gomitoli, per una taglia L vi occorrono 5 gomitoli. In descrizione, come sempre, vi lascio il link al sito Uncentando con i filati, da cui potete trovare il mio stesso filato anche in altri colori, anche se purtroppo il colore arcobaleno è terminato, però gli altri sono ancora a disposizione. Per quanto riguarda la lavorazione, questa maglia è diversa dalle altre due. La maglia arcobaleno era top down con lo scollo a V, la maglia Daphne si partiva da sotto al seno e si realizzava la parte sopra e la parte sotto per allargarla. Questa volta invece ho utilizzato una tecnica che mi piace tantissimo, ossia quella di realizzare un rettangolo dietro, un rettangolo avanti, cucirli e poi andare a creare la parte sotto con giri di tutto tondo. La lavorazione è semplicissima e io l'ho scelta apposta perché potesse creare questo effetto volante alle maniche, perché è tornato di moda, ho visto un po' in giro per i negozi ed è un effetto che a me piace tantissimo. Però non vi preoccupate, voi potete comunque fare le maniche lunghe, basta mettere più catenelle. Un'altra cosa che vi devo dire, in quel caso naturalmente dovete andare ad acquistare molto più filato, quindi almeno uno o due gomitoli in più. Una volta fatto quindi i pezzi di sopra, si va a unire con il marcatore e poi si va a fare la parte di sotto. E per la parte di sotto, io non so se lo dico nel video, quindi ve lo dico anche qui: se volete fare degli aumenti dovete andare ad aumentare le maglie del ventaglio. Vedete, io qui ho i ventagli formati da 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Voi potete invece mettere 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, in modo tale da allargare la lavorazione qui dove avete i ventagli. E naturalmente da 3 maglie alte potete passare anche a 4 e così via. L'importante è che l'allargate quanto vi occorra. E non vi dimenticate che potete sempre cambiare anche l'uncinetto passando da 4,5 a lavorare col 5. C'è anche un altro modo per poter aumentare questa lavorazione, farla ancora più larga, ma preferisco tenermela un po' segreta perché ho intenzione di realizzare un vestito con questo stesso punto, che però sotto viene largo, e penso di aver trovato già il filato giusto, perché è arrivato tempo fa il filato Miami Lux, però 2 nuove colorazioni, tra cui questa che io ho adorato tantissimo. Quindi mi piacerebbe creare il vestito con questo stesso punto, però sotto che va allargandosi, quindi mi tengo un po' segreta il secondo modo per poterla realizzare. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia e che desiate realizzarla, e se è così mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, o sapete che mi trovate anche su Instagram come Elsa Faccio Uncentando con i Filati. E un'altra cosa che ci tengo a dire, vi ringrazio tantissimo per i feedback positivi per quanto riguarda le borse. Abbiamo già terminato il colore fucsia, stanno per terminare anche il colore nero e il colore rosso, e mi sembra anche il colore pesco. Quindi mi raccomando, se siete interessate contattatemi, perché a breve temo che finiranno anche questi altri colori. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Decapé Color, questa volta il colore 01, che è questo sfumato color terra. Lavorerò con l'uncinetto del numero 4,5 e lavorerò su un campione. Vi dico già che la maglia che andremo a fare, dobbiamo fare 2 rettangoli, uno dietro, uno davanti e poi il corpo. Ma non farò dei rettangoli lunghi, non voglio maniche a 3/4, maniche lunghe, ma quasi una mezza manica, ma anche più piccolo, diciamo che mi deve coprire giusto un po' dopo le spalle. Quindi nel pezzo naturale, cioè nella lavorazione, io andrò a montare 61 catenelle, mentre qui ho montato 31 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 10, a cui poi va aggiunta una catenella per avere l'inizio uguale alla fine. Quindi mi raccomando, per chi vuole fare le maniche più lunghe non deve far andare altro che mettere più catenelle rispetto a me. E naturalmente, anche se siete una M e dovete farlo uguale alla mia, anche in quel caso vi consiglio comunque di andare a mettere già una ventina di catenelle, quindi 2 motivi in più rispetto a me, se la volete fare larga quanto me in termini di manica, mentre se la volete più lunga dovete andare a aumentare molto di più. Detto ciò, possiamo iniziare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare
scusate, tiro già un po' il filo, 2 catenelle che sono ossa prima maglia, scusate, 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta. Prendo il filo, entro nella prima delle mie 31 catenelle e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre 2 maglie alte, quindi una e 2. 2 catenelle, 1, 2, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, una e 2, 2 catenelle, 1, 2, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella terza e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, e 2, 2 catenelle, 1, 2, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, ricomincio da capo. Questo è quello che devo fare per tutto il primo giro. Termino il giro andando nell'ultima catenella e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. Ho terminato così il mio primo giro. Secondo giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarmi dove ho l'archetto di una catenella del ventaglio. E a questo punto realizzo il mio ventaglio, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, vado nell'archetto di 5 e di 3 catenelle, realizzo 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5. 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e ricomincio da capo, quindi ventaglio. 2 maglie alte, 1 e rientro 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto di 3 catenelle e vado a fare 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, 1, 2 e ricomincio da capo, quindi vado nel ventaglio, vado a fare 2 maglie alte, 1 e rientro 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4,
5 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il secondo giro. Termino il secondo giro andando nell'archetto del ventaglio, quindi entrando via la catenella e facendo le mie 2 maglie alte. 1 2 catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. 1 e 2. Ho terminato così il mio secondo giro. Terzo giro, vado con delle maglie bassissime all'interno dell'archetto del ventaglio e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi 2-3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte e 2. Scusate, mi tiro un po' di filo. Prendo il filo, vado direttamente dove ho la prima delle mie 5 maglie alte, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado nell'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta. Prendo il filo, vado direttamente nell'archetto del ventaglio e ricomincio da capo, quindi vado nel ventaglio e vado a fare il mio ventaglio. 2 maglie alte, 1 2 catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2. Vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Prendo il filo e ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto del ventaglio e realizzo il mio ventaglio. 2 maglie alte, 1 2 catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2. Prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 5 maglie alte, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado una maglia alta successiva, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado una maglia alta successiva, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado una maglia alta successiva, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho l'ultima maglia alta, realizzo una maglia alta. Questo è quello che devo ripetere per tutto il secondo giro. Vado a terminare il secondo giro entrando nel ventaglio e facendo 2 maglie alte, 1 2 catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2. Ho terminato così, scusate, anche il mio terzo giro. Prima ho detto il secondo, ma in realtà stiamo facendo il terzo. Quindi, terminato il terzo giro, possiamo andare a fare il quarto giro. Quarto giro, con delle maglie bassissime mi porta all'interno dell'archetto di una catenella del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2 catenella di separazione, vado tra la prima e la seconda maglia alta, quindi qui, e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo di una catenella e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Una catenella, prendo il filo e ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto del ventaglio e vado a realizzare 2 maglie alte, 1 2 catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2.
catenella di separazione, vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto successivo, realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto successivo, realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto successivo, realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo e ricomincio da capo. Quindi entro nel ventaglio e vado a fare 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. 2 catenelle, 1, 2, vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, archetto successivo, maglia bassa. Catenella di separazione e devo fare questo per tutto il quarto giro. Termino il quarto giro andando a fare nell'archetto del ventaglio il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Ho terminato così anche il mio quarto giro. Quinto giro, vado a fare delle maglie bassissime fino a ritrovarmi all'archetto di una catenella e vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, vado nel primo archetto di separazione tra la prima e la seconda maglia bassa e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, archetto successivo, vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, ricomincio da capo. Quindi vado dove ho il ventaglio, entro nell'archetto e realizzo il mio ventaglio. 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto di una catenella e vado a realizzare una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto di una catenella fra le 2 maglie basse e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto del ventaglio e realizzo 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. 2 catenelle, 1, 2. Vado dove ho il primo archetto di una catenella che mi separa le prime 2 maglie basse e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2. Faccio questo per tutto il mio quinto giro. Termino il quinto giro andando a fare il mio ventaglio all'interno del ventaglio, quindi 2 maglie alte, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. Abbiamo terminato così anche il quinto giro. Sesto giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare delle maglie bassissime fino a trovarmi all'interno del ventaglietto e vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel primo archetto di separazione fra le prime 2 maglie basse e vado a fare una maglia bassa.
2 catenelle, 1, 2, archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi entro nell'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio. 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. 1, 2. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho il primo archetto di una catenella di 2 catenelle fra le 2 maglie basse, realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, archetto successivo, maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, ricomincio da capo. Vado nel ventaglio e realizzo 2 maglie alte, 1, 2. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, vado nel primo archetto che mi separa le prime 2 maglie alte, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, 1, 2, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Terminerò il sesto giro andando a fare sempre il mio ventaglio. Quindi entro nel ventaglio e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 e 2. Settimo e ultimo giro, con delle maglie bassissime vado nell'archetto del ventaglio e di nuovo vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho l'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ricomincio da capo. Quindi vado nel ventaglio e realizzo il mio ventaglio. 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto del 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nel ventaglio e realizzo il mio ventaglio, quindi 1, 2 maglie alte, catenella, rientro altre 2 maglie alte. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado nell'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Termino il settimo giro andando a fare il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. Quindi questo è quello che viene fuori, perché ricordate, questa è la parte alta e non vi preoccupate se si allarga, è l'effetto che vogliamo, tanto poi il corpo verrà lavorato in tondo, quindi qua sono le maniche e l'effetto è proprio quello che si vada un po' ad allargare così. Quindi questi sono i 7 giri che dobbiamo fare, vedete si formano le pigne, abbiamo le strisce qui di maglie di ventagli. Vi faccio rivedere un attimo come fare il primo giro, dato che abbiamo una base diversa, e andiamo a fare. Con delle maglie bassissime ci portiamo all'interno dell'archetto di una catenella, scusate, del ventaglio. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientriamo un'altra maglia alta, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte. 2 catenelle, 1, 2, andiamo dove abbiamo la terza catenella del gruppo di 5 e andiamo a fare una maglia bassa.
3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo nell'archetto successivo, entriamo nella terza catenella e facciamo una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, si ricomincia da capo. Quindi andiamo nel ventaglio e facciamo il nostro ventaglio. 2 maglie alte, catenella di separazione, rientriamo altre 2 maglie alte. 1, 2. 2 catenelle, 1, 2, andiamo nella terza delle nostre 5 catenelle e realizziamo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, andiamo nella terza catenella del gruppo di 5 e andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, si ricomincia. Quindi ho rifatto il primo giro e poi si rifaranno tutti gli altri. In totale sono 7 giri. Io vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo, poi farò la stessa cosa anche nell'altro pezzo perché devo fare 2 pezzi uguali e poi vi farò vedere come unirli. Allora, io ho terminato la lavorazione e ho lavorato dal scalfo fino a giù per 1, 2, 3, 4 motivi. Per la parte finale ho rifatto il primo giro. Quindi dopo aver finito il motivo ho rifatto il primo giro e sono andata a fare delle maglie basse per rifinire il tutto, facendo una maglia bassa sopra ogni maglia alta del ventaglio e nell'archetto di una catenella, e 3 maglie basse dove ho l'archetto di 3 catenelle e una maglia bassa dove ho la maglia bassa, in modo quindi da creare un bordino. Mentre per quanto riguarda le cuciture, sopra sono andata a cucire per circa 3 centimetri, quindi non tantissimo, diciamo che ho preso il ventaglio esterno e sono arrivata alla seconda maglia bassa dell'archetto. Vedete, qui ho la prima, qui ho la seconda, stessa cosa da quest'altra parte, e poi sono andata a cucire anche sotto. Volevo lasciarla libera, però mi sono accorta che poi l'effetto non era quello che volevo e quindi sono andata a cucire anche sotto in modo tale da chiudere. E non ho fatto alcun tipo di bordino sullo scollo, non mi piaceva, lo volevo soltanto sotto, quindi la mia maglia è terminata.